No, devo dire una cosa molto importante. Bruno, scusami. Qui c'è la nostra cara amica Don Gianisuela, cantante Gisela, che insieme anche a Santina Amici da parte del Napoli Ombelico del Mondo. E quindi vorrei presentarle a tutti, perché sennò sono io un difetto. Prego, Gisela, via. Ciao. Grazie, veramente per me è un piacere stare qua insieme a voi, soprattutto ne avevo una curiosità immensa di stare qua a casa tua, e grazie a Milena che mi ha invitato, grazie all'Associazione Ombelico del Mondo. Siete le persone meravigliose, la cultura è così, bisogna portarla avanti con amore e con tanta gioia, no? Anche nei momenti di frustrazione, nei momenti di tristezza, in questi momenti che abbiamo vissuto 2 anni fa, che ancora non è finito, però abbiamo avuto la forza sufficiente di portare avanti questo grande mistero, perché ancora è un grande mistero di come è nato tutto ciò, e perché siamo usciti di questo giusto per l'amore, perché attraverso di questo è nato anche il mistero della tecnologia. E lì dove ci siamo incontrati tutti quanti attraverso di streaming, online, chat e tutto quanto, e anche se non potevamo abbracciarci, baciarci e vedersi diritti agli occhi, siamo stati in questa connessione sui social. Grazie mille veramente, e grazie anche a te Angela per tutto ciò che abbiamo donato in questi 2 anni. Mica penserai che vai via senza cantare una canzone. È cantante. E allora, che le posso cantare? Perché... No, non sono, che possiamo fare? In questo caso la canto sempre in spagnolo, nel senso che io sono una cantautrice, porto avanti con il maestro Giovanni Caruso le nostre canzoni inedite. E visto che stiamo parlando di poesia, perché non interpretare una canzone che ho scritto per le mie ragazze, che si chiama Il tuo primo bacio? Il primo bacio, uno dice sempre il ragazzo, no? Uno desidera quel ragazzo, ma in realtà il primo bacio, sia ai uomini che alle donne, lo ha dato sempre la mamma. Bello. E perciò il tuo primo bacio è, dice come così, ad a capella. Mi nena, mírame, que tu primer beso te lo doy yo. Lo soñaste, lo deseaste, y en tu corazón para siempre estará como tu primer vals de tus 15 y tú, tu primera emoción de amor, de amor. Mi nena, mírame, que tu primer beso te lo doy yo. Bajaste dulce tu mirada para darme tu luz de mujer. Mi nena, mi niña mujer, tu primer beso te lo doy yo. Per una recensione per la nostra amica Venezuela. Bellissimo. Assolutamente sì. Si metterà in contatto con te. Certo. Grazie. Vedrai un po' di notizie, qualche fotografia simpatica, vediamo di fare anche. Di settembre volevo bere whisky e soda, e controsenso, zvonaj la mu.
perché si gli montare con me su rock and roll del sesso, ma gli rimando, le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 Gilda. Adesso siamo in sette, marmotti e succer e noi due, e per compenso sgobo soltanto e tutto senza sesso. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Una Lucia Fusco, meravigliosa, Musumeci. No, non su parliamo di prendere poesia. Sì, sì, la musica. No. E anche lei ha... Chi è? Io sono qui. Io devo dare e sono... adesso vedete, caramelle. Ma chi sei tu? Io sono Lucia Fusco. Che fai? Con lui? La presidentessa del Lazio, dell'Italia, tutto. E organizzi anche le cose. E ci vediamo ogni tanto, perché Ischia è la mia seconda patria. Io vado a Ischia, raggiungo quest'isola appena posso, da quando sono bambina. Ho portato anche mia figlia, perché sono innamorata di Ischia. Sono veramente contenta, oggi pomeriggio ho visto delle persone alle quali voglio bene e voglio ringraziarvi tutti. Ho portato dei limoni alla nostra Chiara. Questi limoni vengono da una pianta che abbiamo comperato con mia mamma quando ero ragazzina a Ischia. Era una piantina piccola piccola e adesso è diventata una pianta meravigliosa davanti a casa mia. Questa è poesia. E questa, sì, e questa veramente è una poesia. Quindi io questa mattina, sapendo che venivo da Chiara, ho voluto portarle qualcuno di queste. Sono brutti, stortignacoli, però non c'è niente, non ci sono veleni, non c'è nulla. Quindi ci si possono fare i dolci, si possono spremere nell'acqua. Anzi, sono anche medicinali, antitumorali. Ho portato questa poesia. E poi invece voglio dire una poesia su Ischia. Adesso lei è rimasta molto colpita dalle disgrazie che noi stiamo avendo da Ischia, per gli esami, compagnia bella. Sì, anche perché ho tanti amici e quindi... Ci daranno testimonianze di questo. Sì. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che la mia poesia dedicata a Ischia è stata anche pubblicata sul tuo Dispari e quindi grazie. Dispari, che danno di meglio. Non vi posso dire che danno di meglio e dove danno niente di più. E niente, è un'emozione ogni volta che vengo qui dalla nostra Chiara. Grazie a tutti. Di settembre volevo bere whisky e una soda e controsenso sgomai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva
due chessi di montare con me su rock and roll del sesso, ma gli rimando, le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgogo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra il bischero, i sensi atrofizzati, indormivigli e indotte, l'ombrico e la mela, per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro del mischero, la mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, e scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite. E sono. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Bene. Adesso vogliamo giocare un po'. Giochiamo un po'. Vediamo un po' chi sono i vincitori. Eh certo, come si gioca? 4. 3. Così, sono tante. Recitazione e giorno. E giorno, sono 4. Quindi sono 4 e da quale vogliamo iniziare? Comincio da arti grafica. Perché ne faccio un cambio spiatorio? No, per capo espiratorio. Che bella capra, direi. Veramente. Allora io farei subito un applauso a Milena che ci ha reso la giornata ancora più bella con questi quadri. E Milena è meravigliosa, fa delle cose bellissime. E vieni a raccontare anche tu quello che devo fai. Raccontare. Sì, vieni. Vabbè, premio siamo assolutamente meritatissimo. Stai? No, nel mangoletto. No, no, ma non era qua. Va bene, così? Sì, benissimo, siete bellissimi insieme.
Allora, devo raccontarti. Io ti conosco, però c'è qualche... Allora, qualche... Milena Petrarca ha ricevuto il 5° premio per l'arte grafica. Ecco, la ragazza questa qui. Abbiamo creato un vicino che... Mazza, che bello! È la mia Nausicaa. Ecco, per esempio, magari raccontaci un po' di questa Nausicaa bellissima. Sì, ti racconto. Di Nausicaa, come è nata? Come è nata? Sì. Una ragazza è nata dai miei sogni. E una ragazza pulita, infatti, la poesia ispirata, e poi è stata sulla poesia, oltre sulla. Anche il premio di poesia, di due premi, no, appunto, devi sperare, sì, ma... Che devo dire? Parla delle arti grafiche. Ah, delle arti grafiche. E allora sono le arti grafiche. Beh, è una ragazza dei tempi antichi, insomma, della sua, nonostante la sua nudità, questa si sente riservata, sentimenti delicati, una grazia coinvolgente, una passione. Il nome discende dal greco, che si richiama la memoria della figlia di Alcino, conosciuta da Ulisse, quindi è stato un grande amore di Ulisse, il nostro Ulisse. Un grande perché guardi Bruno, eh? Io non se lo vedo con Ulisse. Vabbè, sta pure sull'isola. Sì, ma e quindi la capacità di rigenerarsi c'è stata. Copre un pochino drammatico, nonostante ciò che sei riservata nella sua purezza, nella sua eterea, perché ha un'aura. Aristotele presumeva che l'etere fosse eterno, inafferrabile, cosmo del luogo dell'invalicabilità, in opposizione alla terra, luogo di trasformazioni di metamorfosi. Quindi lei sta all'eterno, vive in uno status beato. Mio figlio lontano da tutti i bai del mondo. Vabbè, questo è come una mia, come devo dire, la fanciulla eterea, perché ha gli occhi chiusi e quindi è un'etica energica nel mondo dell'interiore, con una fotografia istantanea, per me questa fanciulla. La fotografia istantanea, un dipinto di un frammento della mia vita. Bello, bravo. Vabbè, i giudici hanno visto qualcosa, non credo che mi davano il premio così. Scusa. Beh, hanno visto la tua arte, che direi che non è cosa da poco, eh. Quindi un sogno, questo è un sogno, un inconscio che grida dolore, stanchezza. E poi pausa, ma che tende ad ignorare quell'entusiasmo e quel creare. Ok, ma per niente. Beh, io invece... Ah, c'è la telecamera, ok. Invece, Milena, ti volevo chiedere, tu hai creato tantissime creature meravigliose, no? Sono sì, tantissime. Sì. Tu parlavi di sogno. Queste idee ti vengono in qualche modo dal mondo dei sogni? Come nasce il tuo quadro? Guarda, è molto difficile, perché non solo sono sogni. Secondo me è il vivere il vissuto che ho avuto da bambina. È sempre tornare indietro, da bambina ho un'infanzia spettacolare, ricca di arte, ricca di pittura, che mi hanno insegnato a dipingere davvero. Andavo su Rude di Grecia del Lago d'Averno, il Tempio d'Apollo. Insomma, io ho vissuto l'aria. Perché tu sei una figlia d'arte, no? Quindi ho respirato l'aria. Figlia, nipote, tutto. Vabbè, l'aria. Poi c'è stato tutto un crescente, pure lo status petrarchesco. Sto discendo pure da Petrarca, e ho saputo che Petrarca.
Le donne di Pozzuoli erano molto amate dal Petrarca. Avete aperto? Scusate, avete aperto? Sì. Ma la finestra giù no, eh? Vabbè, devo congelare, benissimo. Ogni evento, cioè gli amanti dello spiffero. Beh, quindi, no, perché veramente mi affascina questo mondo tuo onirico che veramente si capisce che viene da un tuo interiore ricco. Vissuto da bambina, cercata proprio da artisti. Mio zio Tommaso, un grande pittore, un grande scienziato. Mio zio lavorava là. La scienziata dell'artista sei tu? No, no, perché io ho avuto l'educazione. L'educazione è veramente importante. Un povero sfortunato, un ragazzo che vive in... diventerà un delinquente se frequenti delinquenti. Così, io ho avuto un'infanzia bellissima, con gli esempi di mia madre, una grande scrittrice, un grande drammaturgo, una grande donna che gli hanno fatto una piazza a Pozzuoli, gli hanno dedicato un monumento a mia madre. Perché gliel'hanno fatto? Perché? Esatto, sono ragione, è forte, c'è la città, io esattamente. No, esattamente, guarda Milena, io conosco tanti figli d'arte, non tutti insomma, hanno trovato la loro strada. Quindi tu hai una cifra assolutamente io particolare. Che... l'ho trovata perché ho amato proprio queste persone che mi hanno educata. Zia Bettina, zio Tommaso, mia madre, mio padre, che era un grande intenditore d'arte, comprava tutto, mio padre, gli artisti di Pozzuoli ci abbiamo una galleria proprio. Aiutava tutti, è una cosa pazzesca mio padre con l'arte. Vedi che la generosità manda sempre. Ha fatto bene a molti artisti, tutti lo conoscono Pozzuoli. Infatti hanno scritto di mio padre, nel libro Pellico del Mondo hanno fatto tanto, hanno scritto di mio padre. Che cosa ha fatto? Ha creato l'Olivetti, ha creato l'aeronautica, insomma non è da poco. Cilindri esplodono benzina, oh,